Che cosa fare quando succede qualcosa al nostro amico a quattro zampe in casa? I traumi possono essere molteplici e spesso un trauma non è univoco, ma è un politrauma, per cui la soluzione migliore è sempre recarsi dal veterinario nel più breve tempo possibile. Ma per tamponare che cosa possiamo fare? Dipende dall'evento. Potrebbe aver mangiato qualcosa che ha trovato nel territorio a lui raggiungibile, una foglia, un pezzo di carta, un pacchetto di cioccolatini. Tutte queste cose possono essere tamponate tenendolo monitorato a stretto giro, quindi andando a vedere che le sue funzioni fisiologiche rimangano nella norma, quindi che non ci si presenti vomito, diarrea o un problema di tipo respiratorio, per cui andiamo a tenerlo a stretta osservazione. Dopodiché sentiamo il nostro veterinario di fiducia e ci rechiamo per fare un controllo. Un trauma può essere una caduta dal divano, una caduta dal letto, che può avvenire durante il sonno, può avvenire durante il gioco, per cui in questo caso dobbiamo tenere controllato il movimento del nostro animale, quindi se inizia a zoppicare, se inizia a muoversi male o se addirittura non si riesce ad alzare. In questo caso ci sono diversi gradi di gravità, per cui possiamo intervenire per una zoppia andando a programmare una visita nel lungo termine, quindi anche nel giorno successivo, nel caso in cui ci sia un problema di movimentazione non grave, ed evitare di sforzare, evitare di andare a sovraccaricare l'arto interessato e andare a vedere che il nostro piccolo amico continui comunque a mangiare, a bere e a espletare le sue funzioni fisiologiche, limitando la passeggiata. A seguire il controllo ci porterà ad avere maggiori risposte in merito all'accaduto. Nel momento in cui invece il nostro amico a quattro zampe non dovesse proprio alzarsi, allora la situazione è di tempestivo intervento e quindi bisogna intervenire in tempi più rapidi e recarsi subito dal veterinario, perché probabilmente la situazione deve essere tamponata dallo stesso. Durante l'estate il nostro amico a quattro zampe può rimanere nel balconcino o nel giardino, rimanere al sole e quindi essere sottoposto a un colpo di calore. In questo caso potrebbe manifestare del disagio con una riluttanza al movimento, non volersi muovere, non voler mangiare, non avvicinarsi alla ciotola. In quel caso dobbiamo intervenire rinfrescandolo, quindi cercando di fornirgli un asciugamano fresco, dove posizionarsi, cercare di assecondare le sue necessità e tenerlo monitorato dal punto di vista respiratorio. Il respiro deve essere tranquillo, con la bocca chiusa e non andare a essere una situazione di difficoltà che possiamo distinguere dalla sua normalità. Sempre per quanto riguarda la situazione esterna, giardino o terrazzo, possiamo imbatterci in punture di insetto, ingestione di lucertole. In questo caso l'attenzione va prestata all'evento singolo. Possiamo tornare a casa e trovarlo con il musino o la zampina gonfia, si sta leccando, mostra del disagio, e questo può essere ricollegato alla puntura di un insetto. In questo caso il nostro intervento può essere su una disinfezione locale, e anche qui è importante controllare che non sia presente vomito, disagio. Nel momento in cui invece viene ingerito per esempio una lucertola del nostro amico a quattro zampe, che cosa possiamo fare? Va tenuto monitorato che non insorga vomito e che non insorga dissenteria, perché questa potrebbe andare a alterare le funzioni digestive del nostro amico a quattro zampe. Ciao a tutti amanti dei gatti e benvenuti a un nuovo video dove esploriamo i comportamenti affascinanti dei nostri amati felini. Oggi risponderemo a una domanda che molti proprietari di gatti si pongono: perché i gatti controllano costantemente i nostri movimenti e non ci perdono mai di vista? Vi Vi è mai capitato di sentire gli occhi del vostro gatto su di voi mentre vi spostate da una stanza all'altra? Non siete soli. Questo comportamento è più comune di quanto pensiate e ha delle spiegazioni molto ma molto interessanti. Partiamo dalla natura territoriale dei gatti. I gatti sono animali molto territoriali. Il loro territorio è tutto per loro, è il loro regno, il loro spazio sicuro. Quando viviamo un gatto, noi facciamo parte di questo territorio, monitorando i nostri movimenti. Il gatto sta semplicemente facendo il suo lavoro, proteggere e sorvegliare il proprio spazio. Un'altra ragione importante è legata dalla natura predatoria dei gatti. Anche se vivono nelle nostre case, i gatti non hanno perso il loro istinto di cacciatori. Essere sempre vigili e attenti fa parte del loro DNA. Questo gli aiuta a individuare eventuali prede e pericoli. Quando osservano i nostri movimenti, stanno esercitando questi istinti. Oltre a essere predatori, i gatti possono essere anche prede, soprattutto in natura. Questo li rende particolarmente attenti ai cambiamenti nell'ambiente circostante. Ogni movimento potrebbe rappresentare una potenziale minaccia o qualcosa di nuovo e interessante da esplorare. Ma non è solo questione di sopravvivenza. I gatti sono animali sociali e instaurano un forte legame con i loro proprietari. Seguendo i nostri movimenti, cercano di capire cosa stiamo facendo. Potrebbero voler partecipare alle nostre attività o semplicemente stare in nostra compagnia. Questa è una dimostrazione del loro affetto e del loro desiderio di interagire con noi. Inoltre i gatti sono incredibilmente curiosi. La loro curiosità innata li spinge a voler sapere tutto quello che succede intorno a loro. Ogni movimento, ogni rumore, ogni cambiamento nell'ambiente è un potenziale stimolo per loro. Questa curiosità li aiuta a rimanere mentalmente attivi e coinvolti. Il loro udito acuto può captare i nostri passi e il loro olfatto sviluppato può riconoscere il nostro odore. Tutto questo li aiuta a sentirsi più sicuri e a comprendere meglio il mondo che li circonda. Non dimentichiamo poi che i gatti possono essere molto opportunisti. Se vi osservano potrebbe essere perché stanno aspettando qualcosa di speciale, magari il momento della pappa o un gioco o una coccola. Imparano velocemente le nostre abitudini e routine e sanno quando è il momento giusto per ottenere quello che vogliono. Un altro aspetto interessante è il modo in cui i gatti comunicano con noi attraverso lo sguardo. Quando il vostro gatto vi guarda, potrebbe cercare di dirvi qualcosa. Gli occhi dei gatti sono molto espressivi e possono trasmettere una vasta gamma di emozioni, dalla curiosità all'affetto, fino alla richiesta di attenzione. La comunicazione visiva è una parte fondamentale del legame tra un gatto e il suo proprietario. Imparare a leggere questi segnali può aiutarci a capire meglio le esigenze e i sentimenti del nostro amico felino, rendendo la convivenza ancora più armoniosa. In conclusione, il comportamento dei gatti che ci seguono con lo sguardo è un mix di istinto, curiosità, affetto e necessità di comunicazione. È un segno del loro coinvolgimento nella nostra vita e nel loro desiderio di essere parte delle nostre giornate. Grazie per aver guardato questo video, speriamo di averti aiutato a capire meglio il vostro gatto e il suo comportamento. Se vi è piaciuto questo contenuto mettete un mi piace, commentate con le vostre esperienze e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video sul nostro canale e dedicato agli amici a quattro zampe. A presto! Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia. Si parla tanto di benessere nei confronti dei nostri amici a quattro zampe, ma si parla tanto anche di quali prodotti utilizzare, soprattutto naturali. Ce lo spiega Cristiana. Cristiana, che cosa dobbiamo utilizzare per il benessere dei nostri amici a quattro zampe in modo naturale? Ciao Marco, sì, il benessere degli animali, dei nostri cani come dei nostri gatti è molto importante e una cosa che può essere a sostegno di questo è appunto la naturopatia. Con naturopatia presentiamo un percorso che lavora a 360 gradi sull'animale, sia la parte fisica che mentale e emotiva, soprattutto quella emotiva. Nella naturopatia abbiamo diversi diverse branche, diverse materie anche di studio che possono essere la floriterapia, la fitoterapia, la medicina tradizionale cinese, fino ad arrivare all'ayurvedica passando per la cristalloterapia. Il mio discorso di oggi è solo a fine illustrativo, perché chi va a utilizzare questi prodotti sì naturali devono essere supportati da esperti, da persone qualificate. Mai fare il fai da te quando si parla della naturopatia. La naturopatia può essere utilizzata come supporto e sostegno anche a una terapia farmacologica, sia inumana che sui nostri amici a quattro zampe. Qui potete vedere quello che sono i fiori di Bach, siamo nell'ambito della floriterapia, che viene utilizzata appoggiandosi comunque, ripeto, a degli esperti, anche e soprattutto a chi vi può preparare quello che è il bouquet o cocktail floreale, perché ognuno di questi boccetti contengono degli estratti di piante e di fiori che hanno un apporto particolare a livello energetico. Si usano tantissimo sugli animali i fiori, che possono essere i fiori di Bach, i fiori australiani, i fiori californiani, che sono i più conosciuti, ma ne abbiamo tantissimi altri. Il cocktail floreale viene preparato osservando nel minimo dettaglio l'animale che noi abbiamo di fronte, per capire qual è il miglior fiore da dargli, da somministrargli. La somministrazione sugli animali può essere fatta tramite boccette spray, piuttosto che messi direttamente in bocca, piuttosto che nella ciotola dell'acqua, e qui sarà il vostro naturopata o il vostro floriterapista a darvi i dosaggi, le quantità e le quante volte al giorno e per quanto tempo andare a prendere i fiori. Altro grandissimo tema della naturopatia che io amo in modo particolare sono gli oli essenziali, e rientriamo nell'ambito dell'aromaterapia. Attenzione che naturale non vuol dire sicuro, perché è noto che gli oli essenziali, essendo estratti da tantissime piante e tantissimi fiori, possono avere anche un certo livello di tossicità, quindi anche qui fatevi spiegare sempre molto bene come andare ad utilizzarli. Quando andiamo ad utilizzare l'aromaterapia? Quando abbiamo problemi legati all'emotività, all'ansia da separazione, a delle piccole fobie, delle paure, dei disagi anche ambientali nell'affrontare l'altro, nell'affrontare il mondo. Vengono utilizzati spessissimo per la calma, appunto per l'ansia da separazione. Gli oli essenziali vengono usati tanto anche come repellenti sui cani e sui cavalli, proprio per il loro alto potere repellente. Anche qui ci sono delle formulazioni costruite apposta per quell'animale. Non vanno mai dati puri, ma vanno sempre veicolati, sempre diluiti. Si possono fare anche delle creme, si possono appunto creare degli spray, soprattutto se parliamo dei repellenti. Con la naturopatia, l'aromaterapia, la floriterapia andiamo davvero a sostenere quello che è il nostro animale, per aiutarlo ad affrontare determinate situazioni o proteggerlo o aiutare la guarigione dello stesso. Amici degli animali, amici dell'Italia di Artù, oggi ci troviamo a Novara per un negozio assolutamente pet friendly, ma soprattutto che fornisce prodotti proprio per gli animali, per i nostri amici a quattro zampe. E cosa facciamo noi? Andiamo a consegnare l'Italia di Artù, il bollino e anche il totem, e verranno inseriti nella applicazione proprio Italia di Artù. Venite con me. Vieni Luca. Vieni Luchino, andiamo a trovare Mirko, che tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che Mirko lo conosco da tanti anni. Mirko, siamo diventati vecchi, no? Beh, insomma, si invecchia, ma si invecchia bene, dai. Si invecchia bene, assolutamente bene. Lui invecchia meglio di me, insomma. Non dai, è vero, dai, sì. Io ho tutti i problemi dentro, non fuori. C'è chi ha i problemi dentro e c'è chi ha i problemi fuori. Allora, un negozio storico, posso dirlo? Certo, 1961. Trattavamo cose diverse. Non eri ancora nato? Io non ero ancora nato. Siamo però la terza generazione, quindi nonni, genitori e poi io e mio fratello. L'evoluzione del mercato l'abbiamo vista tutta, e quindi prima si trattavano prodotti diversi e poi siamo arrivati al pet shop vero e proprio, che oggi il mondo degli animali, come tu sai bene, è molto evoluto, e quindi è vero, è vero. Ecco, allora, intanto nascete proprio per fornire dei prodotti, attrezzatura per i cavalli, se non sbaglio, giusto? Sì, in realtà noi trattavamo all'inizio proprio zootecnia, quindi grossi allevamenti, diciamo anche nell'industria alimentare, quindi comunque quello che era allevamenti di animali da reddito, e poi ci siamo spostati su equitazione, cavalli, insetticidi, farmaci veterinari, le abbiamo girate un po' tutte, e poi ha iniziato piano piano il mondo del pet, cani e gatti, i primi prodotti, e da lì insomma questo mercato è cresciuto poi velocissimamente, e ci siamo dedicati più a questo. È vero. Come potete vedere dalle immagini, è un negozio molto fornito. Noi abbiamo avuto l'occasione proprio di stare qua un pochettino a controllare e verificare, e c'è anche veramente, ci sono veramente tantissime persone che entrano, e questo è un sintomo, è un sinonimo proprio di professionalità e soprattutto di fidelizzazione del cliente. Sì, noi lavoriamo molto su questo, perché negozi come il nostro, che forniscono oltre che dei prodotti di mercato che potete trovare un po' ovunque, ma prodotti un po' particolari, un po' tecnici, e soprattutto tanta consulenza, e quindi questo ci distingue un po', perché chi viene qua anche a distanza di anni, torno da te perché mi hai risolto un problema, quindi magari non ce l'hai come cliente fisso, ma sai che quando un problema torna, quindi la fidelizzazione è importante. Sì. Allora, dovete sapere che noi consegniamo adesso il bollino di Italia di Artù e anche il totem, ma anche per un altro motivo, un motivo molto importante. Il signorino qui, lui è molto attento per il benessere degli animali, per delle manifestazioni, per dei canili, gattili, fanno veramente tantissime cose proprio a favore di chi ha proprio più bisogno, e molto spesso anche noi come televisione, come Cani e Gatti TV Channel, veniamo proprio in soccorso, veniamo in aiuto per dare occhi e voce, e siete veramente sul pezzo, ma ogni settimana, ogni mese c'è sempre qualcosa da fare qua a Novara. Sì, diciamo che noi abbiamo cercato di creare su Novara delle collaborazioni molto importanti, e che danno i loro frutti proprio per il coinvolgimento della popolazione, perché la popolazione non sembra, noi diamo per scontato tante informazioni di questo ambiente, ma dobbiamo renderci conto che c'è un sacco di gente nuova che si avvicina a questo ambiente con il primo pet, il primo gatto, il primo cane, e quindi hanno bisogno di rinfrescare, diciamo, le informazioni che si trovano ovviamente sul web, ma che noi cerchiamo di darle un po' più professionali. Quindi collaboriamo con veterinari, con l'assicurazione per i cani, abbiamo un centro cinofilo nostro di Femirzo con cui collaboriamo, gestito appunto da Gogodog, e quindi facciamo un sacco di eventi anche con loro, e con le associazioni animaliste sul territorio come la Lida, come l'EMPA, collaboriamo da tutta la vita, quindi facciamo un sacco di eventi perché sappiamo di coinvolgere, e li facciamo a scopo benefico, quindi funziona questa. Allora, esatto, com'è sentirsi all'interno dell'applicazione? È un po' che dobbiamo, è un po'. Sì, abbiamo preso un po' di tempo, ma per questioni di impegni, ma noi vabbè siamo sempre attivi, quando Marco si inventa qualcosa, fa qualcosa di nuovo, di bello, come fa sempre lui, noi cerchiamo sempre di esserci, di essere presenti, perché comunque è una cosa molto bella. In Italia poi queste cose servono sempre, e serve sempre più anche, diciamo, che la gente si senta un po' coinvolta nelle cose e sappia dove trovare le cose che gli servono. Assolutamente sì. Allora, consegniamo il bollino dell'Italia di Artù. Tu ciappa il totem, sì. E ciappa il bollino dell'Italia di Artù e il totem, inseriti e censiti all'interno dell'applicazione Italia di Artù, proprio come negozio pet friendly qui a Novara, ok? Grazie mille, Cani e Gatti TV Channel, grazie a tutti. E tu hai conosciuto anche Artù, eh? E io sì, ho avuto la fortuna di conoscere Artù. Ho visto l'Italia di Artù nascere, crescere, quindi Artù l'ho conosciuto, e quindi mi fa doppiamente piacere questa cosa. Okay. Ci vediamo al prossimo servizio, sempre qui su Cani e Gatti TV Channel, ma con l'Italia di Artù, perché il tour continua. Ciao! Fede, negli ultimi anni la temperatura si è alzata veramente tanto. Come possiamo aiutare i nostri amici a quattro zampe, soprattutto per quanto riguarda il discorso delle zanzare? Vedi Marco, la cosa che posso consigliarti, oltre sicuramente a seguire le istruzioni del medico veterinario di fiducia, è sicuramente cercare di creare l'ambiente dove vive l'animale, dove viviamo noi, sempre più protetto da zanzare, papataci, tutto ciò che comunque sappiamo molto bene che può portare a delle bruttissime malattie. Ci sono però anche in commercio, per l'uso nostro fai da te, di prevenzione naturali che possono aiutare appunto l'allontanamento di questi fastidiosissimi parassiti. Ci sono appositamente dei prodotti a base di citronella, il famosissimo olio di neem, in modo tale da andare ad allontanare questi fastidiosissimi papataci e magari anche con una gradevole profumazione, cosa che oggi come oggi è difficile da trovare. Carlo, a che età un cucciolo può iniziare ad approcciarsi nel mondo acquatico? Ciao Marco, sì, ti confermo che già dall'età di 3 mesi un cucciolo può assolutamente essere avvicinato all'ambiente acquatico. Oggi in particolare siamo qui con Chiara e con Gilda, una cucciola di Golden Retriever di 3 mesi e mezzo, che come potete vedere è già un pesciolino e nuota tranquillamente con la sua mamma. Questo anche perché il Golden Retriever, come sappiamo tutti, è un cane che è nato per il riporto in palude e quindi in qualche modo è legato all'ambiente acquatico in modo molto forte. Una caratteristica di questo cane che lo rende un cane molto acquatico è anche il fatto di avere le zampe palmate. Ci sono poche razze di cani che hanno questa particolarità e che sono appunto meravigliosi, perché tra le dita hanno proprio come delle pinne che permettono al cane di sentire la corrente o comunque di nuotare in maniera più agevole rispetto ad altre razze. Nuotare con i cani è bellissimo, credo che sia una delle sensazioni più appaganti e più rilassanti, anche più che fare una bellissima passeggiata nel bosco. Io ho un po' di esperienza perché avevo già 2 Golden Retriever e adesso abbiamo Gilda, che è un po' l'erede, l'eredità che mi hanno lasciato i miei precedenti Golden. Grazie all'esperienza Gilda è già un cane molto bravo, ti segue in acqua, e la soddisfazione di avere a fianco alla tua spalla il tuo cane è impagabile. Già a quest'età di 3 mesi è molto importante avvicinare, come dicevo, il cane all'acqua, ma non per imparare degli ordini, quindi in acqua cerco sempre di insegnare a tutti di non dare ordini al cane. La cosa migliore che si può fare è migliorare sempre di più la sintonia con il proprio cane attraverso l'acqua, che è un elemento meraviglioso e che secondo me è un elemento fondamentale per migliorare il rapporto con il proprio cane. Quindi, come sta facendo Chiara in questo momento, cercheremo di non dare ordini precisi, ma di entrare in acqua e nuotare a fianco del proprio cane, cercando un'intesa, uno sguardo o qualsiasi cosa possa migliorare la relazione tra appunto Chiara e la sua piccolina. Le sta dando grosse soddisfazioni perché Gilda è predisposta davvero tantissimo al nuoto, e trovare cuccioli che comunque a 3 mesi già nuotino in questa maniera di fianco al cane senza graffiare il proprietario e seguendola con gioia non è proprio sempre scontato. Sin da quando ero un bambino ho coltivato un legame intimo e inestimabile con il regno animale. Anche da piccolo, quando gli altri bambini si interessavano a giocattoli o a giochi all'aperto, ero affascinato dal mondo pet. Inoltre ho sempre avuto pelosi in famiglia, cani e gatti. Nel 2005 l'incontro con Artù, il mio amato Beagle scomparso purtroppo pochi anni fa, colui che ha reso possibile la nascita di Cani e Gatti TV Channel. E così nel 2009 ho deciso di trasformare quella visione in realtà. Ho voluto creare qualcosa che andasse oltre il semplice intrattenimento, qualcosa che avrebbe educato, ispirato, coinvolgendo associazioni, professionisti del settore, comuni. Ho sempre creduto nella collaborazione, nell'unione fa la forza. È stato così che è nata CG TV Channel, dedicata esclusivamente agli animali e alla natura, un canale che avrebbe raccontato le storie meravigliose di creature che spesso rimangono nell'ombra. È diventata uno spazio di incontro, una piattaforma in cui gli amanti degli animali potevano trovare connessione e ispirazione. Non si trattava solo di mostrare video carini di cuccioli e gattini, ma di scavare più in profondità, di esplorare le vite e le storie di ogni creatura, grande o piccola. Ad oggi questa visione è diventata una realtà in continua evoluzione e sono grato per tutto questo, e mentre continuo a dare voce a coloro che non possono parlare, so che la mia missione è solo all'inizio, che ci sono ancora tante storie da raccontare, tante vite da toccare e da salvare. Io sono Marco Anelli e ti do il benvenuto su Cani e Gatti TV Channel. La puntata di Cani e Gatti TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi, scrivici a info@italiadartù.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.